Buongiorno, oggi 25 aprile 2020, mi pare giusto che anche io, cittadino libero e indipendente, debba dire qualcosa a tale proposito. Avete visto la copertina di un libro da me scritto 2012-2011, ma pubblicato nel 2015. A pagina 33 di questo libro c'è un articolo che scrisse appunto nel 2012 e intitolato Fischia il vento. Era il lontano 1943. Passato da poco l'8 settembre, il 16 settembre di quest'anno, nascevo io, Salvatore Marrari, di professione signore. Nascevo vedendo la luce pur essendo al buio e inconscio di ciò che stava accadendo agli italiani che avevano subito e stavano ancora subendo sotto le grinfie di assassini spregiudicati, che avevano rovinato una nazione e adesso menavano, per fortuna, gli ultimi colpi di coda prima di perire e disperdersi nei meandri della terra abitata. Ascoltate questi versi. Fischia il vento e in furia la bufera. Scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera dove sorge il sole dell'altrimenti. Sono i versi di una canzone scritta da Felice Cascione, nato il 2 maggio 1918 e deceduto a gennaio del 1944. Medico e patriota ligure, abbinava questa musica a quella di un'altra canzone russa, Katyusha. Assorbita dai partigiani delle brigate garibaldi che ne fecero il loro inno di battaglia per la liberazione d'Italia, da nord a sud, perché le città e i confini fossero ripuliti dal nemico italiano, servo del nemico tedesco. E prima che questa soavità, mi riferisco alla canzone, fosse conosciuta, i gruppi di guerriglieri di montagna cantavano i vecchi inni socialisti e comunisti, l'Internazionale e Bandiera Rossa. Quanto tempo è passato da allora? L'Italia rifatta costruisce un nuovo Stato con tavoli gremiti di persone d'onore che scrivono la Costituzione democratica, socialisti, comunisti, democratici e genti di ampie vedute. Sono questi che per primi tagliano il nastro inaugurale della nuova Italia e fra essi è incluso per primo Enrico De Nicola, che fu il capo provvisorio dello Stato per nomina convenzionale a seguito di una votazione dell'Assemblea Costituente. L'interessato Enrico De Nicola evitò sempre di farsi chiamare presidente, preferendo un titolo più consono, più rispondente alla oggettiva situazione di fatto, però ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco, come si dice, e il titolo di Presidente della Repubblica Italiana gli fu tuttavia conferito d'ufficio il 1 gennaio 1948, giorno di entrata in vigore della Costituzione. Tutti fratelli, tutti buoni amici, però succede qualcosa. La Chiesa Cattolica ci mette lo zampino.
e i costituenti di sinistra vengono buttati fuori dal nuovo governo formato in nome della Repubblica Italiana. Cari amici, la storia si ripete. I ricchi, gli ex nobili, le vecchie camicie nere divenute bianche e democristiane si riprendono il potere e gli operai, i contadini, i braccianti, i lavoratori in genere devono lottare per superare ostacoli insormontabili di sopravvivenza, per cui il popolo tutto e i suoi rappresentanti da liberatori ridiventano schiavi. Mi pare di conoscerla bene questa storia, è la storia di sempre, dice il napoletano Cajafaba Magnà. Di tradimento a livello locale, nazionale e oltremare, i libri e i racconti anche di favole ne sono pieni, ma l'Italia è la patria dei mordi e fuggi, un popolo di navigatori su navi di legno le cui vele vengono continuamente spostate là dove soffia il vento. Sono gli insegnamenti dei potenti, ricchi per eterne ruberie, e tra questi la più ricca è la Chiesa di Roma. Qualcuno mi contesterà, ma i fatti sono fatti. La Chiesa di Roma che ha creato preti e spretati, traditori di un Dio che veste di stracci, che predica la povertà, che chiede si ami il prossimo, che combatte contro le tirannie del Sinedio, che abbatte le bancarelle attorno al Tempio e ne fustica i commercianti. Loro, per tutta risposta, chiudono i mercati di Gerusalemme e aprono il commercio a Lourdes, Fatima, Loreto, Pompei, eccetera. Ma il business maggiore è prodotto in Vaticano. Lo Stato dei porporati, coperto e protetto dalle nobili mura dello Iorra e da tutti gli spretati che agiscono liberamente in Parlamento e che appoggiano scale traditrici sugli spalti del Castello d'Italia a favore di una casta gentilizia di cardinali e contro un popolo già affamato da sempre. Le cose devono cambiare e finalmente l'ingenuo primo cittadino d'Italia che cantava fischia il vento, guarda un po', ci mette di suo, rompe gli indugi, caccia il nemico assassino e ladro e aggiunge una scala al barone di turno, Mario Monti, di fede bancaria, perché dia assistenza ai martoriati italiani e subito il vento cambia. No, forse non cambia proprio per niente, affatto, soffia dalle parti dei ricchi ancora una volta. Ma il popolo, cominciando dai più deboli e più giovani, si ribella, scende in piazza e trova una miriade di lanzichenecchi che picchia sui denti e sui costati, ripicchia, pesta e ripesta, sfogando la propria rabbia a loro volta di poveri derelitti, sui corponi di chi non ha difese, giovani, studenti e ragazzini, ciò sì. Che vittoria, vittoria, Cartago delenda est, adesso sì che io ci vedo, come non ci vedevo quando io nacqui il 16 settembre del 1943. Bene, questo scritto è stato postato su questa pagina il 16 novembre del 2012, però riprendo a scrivere. In una data successiva la aggiungo, prima ancora che questo libro venga stampato, e riprendo a scrivere dicendo: in aggiunta alle precedenti righe scrivo per ribadire ancora una volta che i fatti intercorsi dal 25 febbraio 2013 a oggi, data in cui siamo andati al voto,
hanno dato ulteriori chiarimenti sull'operato dell'ex partigiano Giorgio, oggi ripresidente della Repubblica Italiana. I fatti, dicevano, mi hanno dato ragione e la storia si ripete, facendo saltare il coperchio della pentola dove bolle un nuovo infuso, tra virgolette, per lenire le piaghe che spaccano le membra dell'Italia tutta. Imbrogli, inciuci, partiti che si beccano, bestialità, brutte cose. Nomi come Mancini, Prodi, lo stesso Napolitano, l'opposizione netta a Rodotà, la rivolta civile dei giovani, il reinsediamento forzato voluto da Berlusconi di Re Giorgio e finalmente il 24 aprile 2013 un incarico ad Enrico Letta per fare il nuovo governo con le forze di destra, di centro, della Lega Nord, con quella che fu il PD, fuori comunque il Movimento 5 Stelle, ma la cosa più grave è fuori le sinistre vere e sociali. Dove andrà a finire questa barca maledetta? Quali vele si apriranno all'orizzonte? Lo si sa già, sono quelle che gli italiani non desidererebbero aprire, le altre, per favorire ulteriori ladroneggi e leggi ad personam, saranno spiegate ai venti del nord, ma non a quel vento che fischia sempre la nostra bella canzone che oggi, 25 aprile, noi canteremo a voce alta. Canteremo tutti, ripeto a voce alta, perché alto è l'onore di chi è fedele ad uno Stato sociale. Io lo sono, costruito da gente che ha combattuto perché avessimo la libertà. E adesso fischia il vento e infuria la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera dove sorge il sol dell'avvenire. Viva l'Italia, viva la socialità, viva il 25 aprile, data in cui fummo liberati. Vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi.